Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovissimo video. Oggi 7 di settembre faremo un video anche oggi commemorativo. Allora, oggi sono passati 15 anni dalla scomparsa di Sergio Endrigo. Allora, Sergio Endrigo è uno dei miei cantanti preferiti. In pratica era un cantante che è stato attivo tra gli anni 60 e gli anni 70. E ha fatto anche canzoni per bambini, Sergio Endrigo. Allora, vi posso dire un po' la sua vita. Intanto, lui nacque a Pola, in Istria, che a quei tempi faceva parte dell'Italia, ma oggi è parte della Croazia, il 15 giugno del 33, ed era figlio di un tenore. Poi, nel 39 perse il padre. Poi, nel 47 emigrò dalla Croazia, dalla natia Croazia, andò a vivere a Trieste. Poi, purtroppo non finì gli studi ginnasiali perché doveva aiutare la madre e iniziò a lavorare come fattorino in un hotel. Poi, come strumento, iniziò a suonare il contrabbasso. Poi dal contrabbasso passò alla chitarra classica. Poi, nel 59, inizia la carriera. Poi, se vogliamo parlare dei suoi brani più famosi, ci sta Io che amo solo te, una bellissima canzone. Poi Mani bucate, Adesso sì, che fu la prima canzone che presentò a Sanremo e andò in finale. Dove credi di andare, che la cantò a Sanremo nel 67, nello stesso anno in cui ci fu la tragedia della morte di Luigi Tenco. Poi, nel 68 vince con Canzone per te, anche quello brano molto bello. Poi nel 69 arriva secondo con Lontano dagli occhi, anche quello un brano molto bello e fu ricantato anche da alcuni artisti contemporanei. Poi nel 70 arriva terzo con L'Arca di Noè. Poi Sergio Endrigo collaborò molto con Luis Bacalov e con Sergio Bardotti, ma collaborò anche con Vinicius de Moraes e Toquinho, artisti rispettivamente provenienti dal Brasile. Poi, tra le canzoni per bambini possiamo accennare che ci sta. Allora, Ci vuole un fiore. Brano veramente stupendo, fatto insieme a Gianni Rodari, che in pratica è un brano che secondo me andrebbe fatto ascoltare ai bambini di oggi, perché è un brano comunque che tratta molto sull'ecologia. Poi, Ho visto un prato, anche quello brano molto significativo. Poi, Un signore di Scandicci, che in pratica parla parla che in pratica il brano, in una strofa diceva: tanta gente non lo sa, non si pensa e non si cruccia, la vita la butta via e mangia soltanto la buccia. Poi, un altro brano che veramente si dovrebbe far ascoltare ai bambini di oggi è La canzone della libertà, un brano, un inno alla pace e anche Girotondo intorno al mondo. Che sicuramente tra tutti i brani che ho accennato ora, penso che qualcuno di voi lo sa. Comunque, poi, purtroppo, questo cantante è molto ma molto dimenticato. E comunque, allora, nel 2016 io sono stato a Terni e ho visto la sua tomba al cimitero di Terni. Comunque, se chi di voi, dei miei fans, vive a Terni, vive a Terni, voglio che vi consiglio caldamente di andare a vedere la tomba del grande Sergio Endrigo. È stato pure un maestro e un poeta. E comunque, pure chi di voi, se dovete andare a Terni, andate pure a Terni al cimitero a vedere la tomba di Sergio Endrigo. Poi, questo artista comunque, vi dico, fatelo conoscere ai vostri figli. Ai vostri nipoti. E poi chi di voi ancora non ne sa qualcosa, fatelo
lo chiede ai vostri genitori, ai vostri nonni, a chi è un po' più fortunato, ai vostri bisnonni, e avrete la risposta. Comunque poi, nel 94 Sergio Endrigo ebbe a che fare con il suo amico Luis Bacalov, perché in pratica nel 94 esce il film Il Postino e Bacalov ricopiò un po' una sua canzone, Nelle mie notti, che Nelle mie notti è un brano pure quello bellissimo da ascoltare. Poi tra le canzoni per bambini che ha fatto Sergio Endrigo c'è anche Napoleone, molto bella, che quei bambini di adesso la dovrebbero ascoltare, La pulce, La papera, anche se so canzonette, sarebbero da ascoltare, La marcia dei fiori, brano molto bello anche quello. E poi tra l'altro un altro bel brano che ha fatto Sergio Endrigo per bambini è, aspetta fammi ricordare, aspetta, ora non mi viene in mente comunque. Che altro posso dire su Sergio Endrigo? Ah sì, pure del brano Ci vuole un fiore, c'è una frase molto significativa. Le cose di ogni giorno raccontano i segreti di chi le sa guardare ed ascoltare. E difatti è vero che le cose di ogni giorno raccontano segreti. E comunque, il suo timbro vocale, aveva una voce molto, ma molto pulita e bellissima. Ora vi faccio ascoltare una delle sue canzoni. Come potete ben vedere, aveva una voce veramente, veramente bella. Secondo me non si potrebbe, in pochi sarebbero più dei cantanti di adesso, sarebbero bravi quanto lui. Ed era pure molto bravo a suonare la chitarra. Quindi, se qualcuno di voi miei iscritti suona la chitarra, è giusto che lo conosca questo artista. Ma anche se i vostri figli e nipoti suonano la chitarra, parlategli di questo Sergio Endrigo, era molto ma molto bravo a suonare la chitarra, ve lo giuro. E che altro si può dire? Ho anche diversi CD di Sergio Endrigo. E poi tra l'altro, se volete vedere un video in riguardo a lui, c'è un video che ho fatto circa 4 anni fa, quando sono andato a Terni a visitare la sua tomba. E che altro c'è da dire? E niente, ci vediamo alla prossima. Purtroppo, prima di chiudere il video, vi volevo dire che lui purtroppo è morto all'età di soli 72 anni per un tumore ai polmoni. Pover uomo, E comunque, secondo me, artisti come lui avrebbe meritato l'immortalità, oppure vivere almeno un altro decennio. E che dire, poi un altro brano pure molto bello di Sergio Endrigo che consiglio di far ascoltare ai vostri figli, che pure un bimbo dovrebbe ascoltare, è Il Pappagallo. Il Pappagallo è un bel brano che anche quello è molto significativo, ve lo giuro. Che altro si può dire? E niente, ci vediamo alla prossima.